può far andare a male tutto questo cibo? Mi ha darà. Aspetta, c'ero prima io. Oh. È mozzarella. Ragù. Riso. Ehi ragazzi, sapete che stiamo girando? Oh, scusate, io sono Paola, sono di Napoli, il posto dove dovete andare se volete mangiare il miglior cibo in Italia. Sì, come no. Salve ragazzi, scusa Paola, fammi spazio. Ma hai spazio? Sono Ilaria, sono di Catania, Sicilia, il posto dove dovete andare se volete veramente mangiare il vero cibo italiano. Certo, certo. Infatti, la città di Napoli è conosciuta in tutto il mondo per le sue straordinarie bellezze culturali e artistiche. Ad esempio, palazzi, chiese, castelli, monumenti. Per non parlare della cucina napoletana. Ad esempio, la pizza. Vabbè, insomma, sud, sud, entrambe siamo meridionali, ma non ci sono più meridionali di noi siciliani. Per esempio, noi abbiamo ottime pizze da fare in video alle pizze napoletane. Sì, scusa, ma allora la pasticceria napoletana? Ma stai scherzando? E allora noi in Sicilia con la cassata? Vabbè, ma a Napoli c'è la sfogliatella, riccia e frolla. Ma noi abbiamo i cannoli. Il babà. Le paste di mandorla. Vabbè, e noi insomma oggi siamo qui per parlare di cucina. E oggi prepareremo una ricetta che potete fare con gli avanzi. Giusto, che sono perfetti per quando state per fare un viaggio e non volete buttare il cibo che avete già. Per preparare i nostri arancini abbiamo bisogno di ragù, del riso precedentemente cucinato con dello zafferano, del formaggio a cubetti, del pan grattato, delle uova e dell'olio d'oliva. Gli arancini sono una specialità tipica di Catania, la città da cui provengo io, ma si trovano tantissimi altri gusti, per esempio ci sono con le melanzane, con i funghi, al pistacchio, al burro, insomma ce ne sono proprio di tutti i gusti. Conoscete Catania? Si trova ai piedi dell'Etna, uno dei vulcani più attivi e più alti d'Europa. Per la frittata di maccheroni abbiamo bisogno di avanzi di pasta, uova, pecorino, sale, pepe e olio d'oliva. Italiani e ai napoletani in particolare non piace sprecare il cibo. Noi piuttosto prepariamo dei cibi nuovi con degli avanzi. Dal vecchio creiamo il nuovo. A proposito di vulcani, anche a Napoli c'è un vulcano che si chiama Vesuvio e che, a differenza dell'Etna, dorme dal 1944. Mi fa piacere che abbiamo preparato queste pietanze. Adesso possiamo portarcele con noi in viaggio. Sì, infatti, non dovremmo fermarci per strada a mangiare sempre queste schifezze. Posso provare un po' della tua frittata? Sì, certo. Anzi, vengo anch'io. Vediamo com'è la tua frittata napoletana. Ottimo lavoro. Niente male. Questi siciliani. Carosi, venite in Sicilia, soprattutto a Catania, così va a moccare i quattro belli arancini. Waiu, venite a Napoli perché se mangia buono, c'è sto sole e poi perché è la città più bella romana. Porte casone con uno stemma a rete, una coppolella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà fa guardare.
tuo fa l'americano, americano, americano. Senti a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.